Allora Barbara, iniziamo subito perché, come abbiamo già detto, è una puntata ricchissima. Come sempre, apriamo con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Buon pomeriggio cari telespettatori e bentornati all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dei pesci nasceva un attore e conduttore televisivo italiano. A Novi Ligure, nel 1957, nasceva Claudio Bisio. Claudio Bisio, a 5 anni, si trasferisce con la famiglia a Milano. Nel 1981 si diploma presso la Civica Scuola d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano. Rivelatosi molto bravo, la sua insegnante del Piccolo Teatro di Milano gli consigliò di giocare la carta della comicità. La sua prima apparizione importante in televisione è nel programma televisivo Zanzibar del 1988. Proseguono poi le conduzioni anche nel 1997 su Italia 1 insieme ad Antonella Elia nel programma Facciamo Cabaret. Bisio è anche presenza fissa nel programma Mai dire gol, dove restano memorabili il personaggio indovinatissimo del procuratore calcistico Micio. Nei panni d'attore gira i film Natale a New York e Manuale d'amore 2 e serie successive. Come doppiatore, fra cui si annovera la sua partecipazione al doppiaggio italiano della saga di film d'animazione di Blue Sky Studios, L'era glaciale, in cui ha prestato la voce al Bradipo Sid, utilizzando un tono di voce particolare, e a quello della serie di film Hotel Transilvania, in cui doppia il conte Dracula. Nel 2007 è protagonista con Sabrina Ferilli del film per la televisione Due imbroglioni e mezzo. Nel 2008 canta nella canzone La Lega dell'Amore nell'album Studentessi di Elio e le storie tese. Nel cinema è protagonista dei film Benvenuti al Sud e nel film Maschi contro Femmine. Nel 2011 è stato protagonista anche del seguito di entrambi Benvenuti al Nord e Femmine contro Maschi. A noi viene in mente sempre come conduttore del famosissimo programma Zelig, ma dopo 15 anni, pensate, abbandona la conduzione di Zelig a tempo indeterminato, dichiarando di volersi prendere un po' di tempo per potersi dedicare ad altre attività. Nel 2019, insieme a Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, presenta la 69esima rassegna del Festival di Sanremo. E nel 2021 torna a condurre Zelig con la bellissima Vanessa Incontrada. Nel 2023 esce al cinema il suo primo film come regista, dal titolo L'ultima volta che siamo stati bambini. Nella veste di attore comico lo ricordiamo in tanti film che ci hanno fatto veramente sorridere, come Benvenuto Presidente, Indovina chi viene a Natale, Confusi e felici, Ma che bella sorpresa, Non c'è più religione, Si può fare, Ex, I mostri oggi, Se mi vuoi bene, Vicini di casa. Alcune curiosità di questo grandissimo artista. Ha due figli, Alice e Federico, avuti dalla moglie, la giornalista Sandra Bonzi. Grandissimo tifoso della squadra Milan e ama molto anche le arti marziali. Possiede, pensate, 60 ulivi nella zona del Chianti, grazie ai quali produce il suo olio extravergine d'oliva Bisunto, prodotto che nel 2021 gli ha permesso di ottenere il premio come personaggio dell'olio dell'anno.
Claudio Bisio ha dichiarato questo su di sé: se guardo al passato non ho rimpianti, ho seguito i miei sogni e ho avuto la fortuna di non arrivare al successo presto. Per i primi 10 anni ho fatto solo teatro, pochi soldi ed è stata una grande lezione di vita. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, ci vediamo domani. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao!